Buonasera, bentrovati. Spoiler, Radio Bilero 7 sui nostri canali social, come al solito Facebook, YouTube, Twitch e poi ancora LinkedIn, Twitter, eccetera, eccetera, eccetera. E con noi abbiamo Vanessa Corna. Ciao Vanessa, buongiorno. Ciao. Bene, ti vedo in sala prove con un debutto che sta per arrivare, come dire, tra capo e collo. Tra capo e collo, sì, con un'ansia pazzesca perché dice come andare in bicicletta, ma non si va in scena da un anno e fa un po' più fatica. Sai, come dire, non ci avevo pensato a questo fatto, mi era leggermente sfuggito, però adesso che mi ci fai pensare, mi ritorna in mente. Allora, senti, esauriamo le informazioni di servizio. Lo spettacolo che andrai a presentarci tra pochissimo è Quelli che restano, un progetto di Vanessa Corne e Francesca Gemma, con Vanessa Corne, ovviamente, regia e drammaturgia della stessa Vanessa Corne, collaborazione di Francesca Gemma. Il video sono di Umberto Terruso. Poesie e voci registrata di Francesca Gemma, musiche e sound design Fade Music Production. Lo spettacolo sarà venerdì 4 giugno, sabato 5 giugno e domenica, diciamolo subito, tu sei in ansia da prestazione, ma evidentemente la prestazione è importante perché abbiamo aggiunto questa terza replica che non era prevista. Quindi domenica 6 giugno, sempre alle 20, mi raccomando. Quelli che restano. Vanessa, vuoi raccontarci che cos'è? Eh certo, quelli che restano è la storia di, diciamo, è uno sguardo su quattro persone diverse, che hanno attraversato l'ultimo periodo, diciamo, pandemico. In realtà quello che guardiamo è uno spaccato su un momento del primo lockdown, ma in realtà tutta la faccenda è assolutamente pretestuosa, nel senso che questi personaggi molto diversi tra loro per età, per classe sociale, per lavoro, proprio non c'entrano niente l'uno dall'altro, in realtà quello che gli accade è che questo momento storico li porta a farsi delle domande o a fare delle riflessioni o insomma. Ecco, diventa più un pretesto, come credo sia stato per tutti noi, per ragionare di cose altre, avendo. Certo. Senti, ti chiedo, ho visto questa citazione che tu fai nella scheda, riduco soltanto la parte finale, dice la comunità senza comunicazione cede il passo alla comunicazione senza comunità. Sì, abbiamo Trovo. ragionato molto sul tema della comunicazione perché questo periodo ci ha portato ad avere un eccesso di comunicazione da un punto di vista telematico e tele soprattutto, cioè da lontano, ma forse è stato più difficile comunicare per davvero insieme a qualcuno che significa anche poter condividere un respiro, condividere il corpo nella stessa stanza. E ci siamo un po' interrogati su quali conseguenze questo potesse aver avuto sulla vita delle persone. Ci siamo interrogati su questo perché su di me, su Francesca, su di noi ce l'ha avuta, ecco, questa cosa. Certo. E senti, da un punto di vista attorale ti chiedo, ancora una volta, quindi dopo questo lockdown, tu interpreti da sola quattro personaggi. Mi sembra, come dire, una solitudine all'interno di altre quattro solitudini. Sì, oppure una ricerca di comunione, nel senso di trovare, a parte che per fortuna lo faccio in teatro e questo implica che la solitudine viene azzerata e il motivo per cui faccio il teatro è quello, che lo spettacolo, non, anche se sei sola in palco, lo spettacolo si fa insieme al pubblico. Comunque è proprio invece l'idea di mettere insieme tanti personaggi perché siamo tutti vicini, perché ci si può mettere nei panni degli altri e questo sicuramente fa sentire meno soli. Un altro incipit che tu utilizzi nella scheda che poi noi abbiamo pubblicato è un Amleto che non ha mai debuttato. Sì, perché questo in realtà è un aneddoto, nel senso che effettivamente appena è cominciato il lockdown io avrei dovuto andare in scena con un Amleto e sono partita per uno dei personaggi che diciamo è un po' più vicino alla mia personale storia, da quell'evento lì e vedere che cosa è rimasto, cosa resta di quello che avevamo lasciato là e cosa è diventato. E a questo punto però la domanda mi pare scontata, come hai vissuto da artista, da attrice in questo momento, poi ci racconterai
o alcuni scorci di questo momento ce lo racconterai nello spettacolo, come hai vissuto tu invece personalmente questo lockdown, al di là chiaramente della mancanza di affetti, di comunicazione, ma soprattutto dal punto di vista di lavoro. Arriverà un giorno in cui dovremo raccontarlo, come dire, lucidamente, in maniera fredda. Sì, sì, forse sì. In realtà io l'ho vissuto con un'enorme nostalgia e con una mancanza di senso, ecco, nel senso che il lavoro per tutti, cioè il lavoro proprio come categoria, credo che sia una cosa che restituisce senso alle persone ed è un valore, ed è quello su cui è fondata la nostra Repubblica. E al di là che il mio lo amo da morire, in generale credo che sia stato un tema che ancora dovremo dipanare con più calma, che cosa veramente porta a rimanere disoccupati per un anno. E a proposito di questo, te l'ho chiesto in via privata perché mi serviva l'informazione, ma questo è uno spettacolo che può andare bene anche per i ragazzi, che sono una categoria che in qualche modo ha subito fortemente il periodo pandemico. I ragazzi sono la categoria che, per mio modo di sentire, ha subito il momento pandemico nel modo più violento possibile, e una parte di questo spettacolo è dedicato a loro, con cui lavoro da tanti anni e che sono la mia prima attenzione. Quindi c'è anche un personaggio che ha 16 anni e sì, certo, è dedicato anche tantissimo a loro. Dimmi, al di là della ruggine fisica di un anno di natività, com'è stato ripartire? Un sacco di ruggine, sono ancora lì con l'antiruggine, quindi speriamo che poi il pubblico sia l'olio della situazione. Invece dei pomodori, cortesemente, se portate dell'olio extravergine d'oliva, andrà benissimo. E lo svitol potrebbe essere. Lo svitol sarebbe meglio. Va bene, allora Vanessa, ti lasciamo stare, ti lasciamo andare alle prove. Ricordiamo lo spettacolo Quelli che restano, venerdì 4, sabato 5, domenica 6, sempre alle 20. Questo è un debutto assoluto. Quindi prima nazionale totalmente. Benissimo, quindi merda, merda, merda per venerdì. Io ci sono e mi godo lo spettacolo. Grazie Vanessa. Ciao. È stato un piacere, a prestissimo, a venerdì. Ciao.